Lo sled, che è uno sport sicuramente che avvicina l'uomo alla natura, è in realtà la simbiosi, il lavoro fra l'uomo e il cane che sfocia in questa attività che è lo sled, un'attività unica nel suo genere. I cani vengono comandati a voce, per cui se si vogliono fermare e non correre più possono farlo tranquillamente senza che nessuno li costringa a farlo. Ecco. La passione per lo sled dog, innanzitutto sono sempre stato appassionato di montagna, i miei genitori mi hanno portato in montagna fin da piccolo, quindi abitavo in Valle d'Aosta, ho conosciuto uno che ha iniziato questo sport diversi anni fa, quindi dalla passione per la montagna mi sono trasferito a questo sport qua, quindi alla passione anche per i cani. Un commercialista che il venerdì spegne il computer per lo sled dog. Per lo sled dog, esattamente. Al venerdì sera si parte, si macinano parecchi chilometri, ci lasciamo alle spalle i vestiti di tutti i giorni e vestiamo le nostre tute da lavoro, insomma. Beh, il gruppo di amici inizialmente era piccolo, poi è diventato numeroso, siamo in 160 associati con oltre 1000 cani. Si inizia sin da cuccioli con l'addestramento, ma l'età per gareggiare è intorno ai 2-3 anni dopo aver fatto un adeguato addestramento, perché sono cani comunque che hanno seguito una scuola. A che età va in pensione? Quello dipende dal cane, dipende da quanto è capace di resistere allo sforzo, quindi intorno ai 7-8-9 anni di vita, non più in là. E la cosa bella è che è un lavoro di squadra, in realtà è un individuale come uomo, però un lavoro di squadra fra uomini e cani è una cosa unica nel suo genere, può accadere soltanto in alcuni altri sport tipo l'equitazione quando c'è questa simbiosi. In questo caso però ancora di più che l'equitazione, c'è proprio un lavoro, una fatica fisica fatta anche dal conducente della slitta, non è come stare su una motoslitta seduti ad aspettare la pista, si corre dietro, si spinge, si pedala, si fa molta fatica. Agonisti in gara quando parte il tempo e poi dopo si fa festa qui con una salsiccia e un bicchiere di vino. Lenticchie cotechino, salsicce, carne varia. E ho portato il panettone genovese. Lei gareggia? No, mio marito gareggia. Lei l'accompagna? L'accompagno. Il panorama di chi fa questo sport è un po' panorama variegato in tutto il nostro paese, distribuito. È uno sport che non ha moltissimi praticanti perché è uno sport duro, per cui il gruppo che si riesce a formare è un gruppo forte e ben affiatato, diciamo.